Don Giorgio, facciamo un video e volevo chiederti fare delle domande in vista, siccome nei nostri, diciamo, comuni o in parecchi comuni a ottobre si voterà per eleggere il nuovo sindaco e gli amministratori, quindi una nuova giunta. Noi abbiamo notato che, per esempio, nei nostri comuni, in tanti, esiste solo una lista, quindi non c'è l'opposizione. Ed è una cosa che tu questa sottolinei molto e comunque hai una tua idea molto chiara riguardo a questa cosa. E nello stesso tempo quello che possiamo notare, sul quale abbiamo anche già più volte discusso, è stato proprio il fatto che, essendoci una sola lista, questa diciamo risulta quasi come una proprio un menefreghismo, una non dare importanza, anche perché diventa molto difficile adesso portare anche le persone al voto. Quindi c'è una totale, diciamo, poca importanza proprio alla politica. Ecco, volevo appunto riflettere un po' così insieme su questi punti. E poi vedere un po' dove ci dirigiamo, perché poi partiamo da un punto e poi Sì, lasciamo. anche perché i punti sono tanti, no? Ecco. Rispondere a tutti non è facile, cioè nel senso che vabbè, bisognerebbe dilungarci un poco. È chiaro che quando ci si trova davanti al fatto che esista una sola lista, adesso per esempio Santa Maria Oe, per esempio Viganò, faccio due esempi vicini a noi, no? Che c'è una lista sola. È successo anche nella Valletta Brianza, ultimamente era mai capitato, tu pensa, era mai capitato una lista sola, no? Ecco, allora, il che pone diversi problemi, anzitutto anche più immediato, cioè quando la gente va a votare e ci può essere il rischio di dire, tanto, c'è una lista sola, vince l'urna, no? Lo fa, e no? Perché quando c'è una lista sola bisogna raggiungere il quorum, cioè il 50% più uno, altrimenti arriva il commissario. Per cui se la gente non va a votare al 50% più uno, poi non interessa se vota, basta che deve andare a votare e la lista non vale. Cioè anche se raggiungesse il 49,9%, no? E si va al commissario, bisogna rifare le elezioni. Quindi è dura, eh? Perché con due liste è molto più facile in un certo senso Sì, vincere, in un ma certo poi senso, c'è no? proprio anche un'opposizione, quindi diciamo Sì, un poi questo, confronto. ecco, questa è una, esatto, anche la campagna elettorale non sta in piedi, perché la campagna E poi. elettorale, il nemico chi è? Il nemico chi non va a votare, no? Eh E sì. bisogna cercare di convincere la gente ad andare a votare. E quando ci sono due liste c'è anche un confronto, ci sono due programmi, c'è la dialettica, eccetera, eccetera, molto più Esatto. interessante, no? Ma c'è un secondo aspetto molto, molto importante, non si riesce a capire, no, questo, soprattutto quelli che magari sono contrari, no? Intendo dire, non sono d'accordo per quella lista lì, per i nomi, per la, non lo so, come impostano, no? Anche il programma. E lo è tanto, come si fa, non riesco a raggiungere, quindi no, secondo me bisogna fare una seconda lista, anche se si è così magari va bene, convinti, se uno dice tanto non perderò lo stesso, fa niente, tu falli la seconda lista, metti dentro 3 o 4 validi, non interessa agli altri, perdi, però hai la possibilità di entrare nella minoranza, nell'opposizione. Altrimenti 5 anni, no? E non c'è dialettica. Io ho provato con l'amministrazione precedente della Valletta Brianza, no? Che lì era successa un'altra cosa, no?
che c'era la seconda lista, poi è successo che vabbè, il candidato sindaco è stato implicato in una questione per cui si è sciolto tutto, no? È rimasto soltanto la maggioranza. Io quando facevo un'interpellanza oppure no, niente, contavo niente. Perché l'opposizione ha un valore, ha un peso, no? E dentro anche lei fa parte, no, del consiglio, adesso io non so com'è, va bene, ha una voce in capitolo, diciamo, può opporsi, può dire la sua. E allora perché non fare la seconda lista? Fa niente, se tu magari sei convinto e magari pensi che non vincerai, ma falla lo stesso. Ma anche hai perché... la possibilità di inserire dentro tre o quattro elementi come opposizione, no? Ma anche perché possiamo anche capire che non essendoci una minoranza che in opposizione, cioè c'è tutto un piattume totale, nel senso che non c'è nessuno, che questi fanno quello che vogliono, che poi possono benissimo anche fare bene, cioè non stiamo dicendo, però vedi che c'è questo, e invece essendoci anche solo una piccola minoranza inizia a esserci un confronto, uno scambio, delle battute di idee, un voler comunque crescere, perché poi sei sempre più stimolato se c'hai qualcuno che ti pungola e che ti... Ma io ho sempre visto anche in un campo diverso che quello della pastorale, cioè del campo nostro, ecclesiale, no? È un'altra cosa, va bene. Però il prete, io dico... anche se ho un carattere che magari sembro che non... invece è tutto il contrario. Perché arriva uno e mi dice, ma non Giorgio, quella cosa là, però ho visto che lei la vuol fare, però stia attento. Devo tener conto dell'osservazione degli altri. La dialettica è sempre importante, anche nei consigli pastorali. A me dispiace quando questi consigli pastorali parla il prete, ma non è perché, te lo giuro, non è perché il prete vuol parlare, è perché c'è nessuno che parla. I laici, ho visto i consigli e parla no. Io dico, ma siete d'accordo, non so, avete qualche altra idea, magari migliore, magari... Silenzio assoluto, invece no, perché basta uno che dica una sua, un suo parere, che sconvolge tutto certe volte, perché mai non ci penso a quella cosa lì, quell'aspetto lì, quel particolare lì, e mi serve per poter migliorare la mia proposta. Ma anche per quello la dialettica, per esempio, per Platone era fondamentale. Fondamentale, perché lì, no? Sì. E anche il dialogare, no? Il dialogo. È tutto fondato sui dialoghi, no? Il dialogare è importante, ma quando il dialogo diventa costruttivo, non per partito preso, perché tu dici a... per forza uno deve dire B, no? Esatto. No? Tu dici A, però io dico sì, accetto che tu dica A, però guarda che il tuo dire A è ancora imperfetto, io ti aggiungo una cosa, io ti aiuto a superare magari un aspetto, magari a migliorare la cosa che tu hai proposto, perché la proposta si accetta, ma non si deve accettare a occhi chiusi, si può dire oh. Fare una strada, faccio un esempio molto, molto, molto banale, no? Quando ero a monte, lì c'era una stradina che andava al cimitero, no? Tanto per dire, no? E io ho saputo che la volevano asfaltare, ho detto no, perché dovete asfaltarla in mezzo ai campi, no? No, non l'hanno asfaltato, va bene, però ho detto la mia, perché no? Anche sulle cose concrete si deve dire, guarda che se tu fai così è meglio, certe volte non ti ascoltano, okay, no? Però fa niente. È questo quello che voglio dire. Quando un comune c'è soltanto una maggioranza, non un disastro, per amor del cielo, può anche andare avanti bene, può tutto, però non c'è lo stimolo a migliorare, no? Mm-hmm. Tu sei nella minoranza, puoi dire la tua, puoi magari dire, cavoli, guarda che io quella cosa lì la vedrei così, e tu hai voce quello, in capitolo, no? Quello. Poi, perché... Anche perché così c'è anche... un maggior coinvolgimento della città, del paese, cioè c'è proprio un po' più di fermento, di vivacità, sì. Invece così è completamente... Poi certe volte può anche succedere che quando c'è la maggioranza e la minoranza, se la minoranza agisce bene, non da cretino, dico da cretino, perché già sei anche imbecilli quando tu... per partito preso dice sempre di no, il sindaco ha detto così, io dico di no, questo bisogna essere cretini, imbecilli. Sì. Quando che certe volte è successo che poi la minoranza
nelle prossime elezioni ha vinto, perché la gente ha capito che aveva un valore, no? Ecco questo. Poi, qui altre domande, altri interrogativi, perché succede questo? E qui si entra in un discorso molto più vasto. Perché? Perché la gente è disamorata, perché c'è una fuggi dalla politica, perché la gente se ne frega, perché qui perché la gente è anche, secondo me, delusa da tutto. Secondo me in Italia sono quasi 25 anni, 30, in cui non c'è politica, c'è solo un fare stile aziendale di... diciamo tutto un discorso un po' è chiaro molto... che quando la famosa frase, no, la politica è marcia, io me ne sto lontano, è sempre successo così, anche la gente fa, perché intende una parola politica nel senso peggiore del termine, meglio che fa politica intende dire, poi anche quando il prete dice, la gente dice il prete fa politica, guarda che io ho mai fatto politica, intendo dire la P maiuscola, sì, come gestire il bene comune, ma il prete ha diritto di dire la sua anche sul bene comune, quindi, ma non fa politica, intendo dire, cioè quasi chiudendosi in un partito, questo, e la gente invece non capisce la differenza tra il mondo politico, che è marcio, certe volte sì, è marcio, e invece il mondo politico, che come dovrebbe essere la politica con la P quella maiuscola, che poi no? arriva ancora dall'antica Grecia, no? In è cui chiaro. La cosa tra l'altro che è secondo me molto interessante sottolineare è il fatto anche di effettivamente vedere che non c'è nessuno che si interessa del... Quindi c'è un disinnamoramento, un menefreghismo, un tutto che sì, se sì, ne sì. va a rotoli del bene comune, quindi ma... della politica con la P maiuscola, sì, sì, e sì, questo sì. è proprio lo specchio di una mala educazione, perché nel momento in cui tu sei educato bene, quindi la parola educata proprio ex lucere come esatto al bene, ti inizi anche a interessare di politica con la P maiuscola, quindi sei sempre più rivolto al bene comune, al bene. E questa è una cosa molto importante e si capisce anche il perché va così fuori nei nostri paesi. Sì, no, vorrei dire anche una cosa, aggiungere, concludiamo, che quando anche nell'amministrazione precedente della Valletta Brianza, che io ero partito sostenendoli, poi li ho combattuti, ma in un modo ecco duro, e quando mi chiedevano, ma lei che conosce qualche giovane, ecco, gli inviti, io ho detto, ma se io dico a un ragazzo, e gli avevo in mente qualcuno, no? Se dico a un ragazzo, entra dentro in questo mondo di quella lista, di quell'amministrazione lì, ma questo qui scappa subito, perché vede che veramente non ci sta. Perché quando un ragazzo entra nel mondo della politica, vende il negativo, vende che non c'è quello che lui sogna, il ragazzo poi, immaginarsi, non soltanto scappa, quello non si vede più. Allora bisogna inserire anche i giovani in un contesto positivo, che trascini i giovani di... Oh, che bello! Sì, è bello, cambi, perché c'è una bella sì. squadra, c'è sì. un bravo ma sindaco, c'è un bravo amministratore. Perché ci sono delle basi elevatissime, allora, l'obiettivo è il bene comune, esatto. Altrimenti scappano, e allora ecco sì. il problema, che la politica gestita male, no, fa scappare la gente. È vero, sì, cioè sì. tu vai a dire uno, ma a me è capitato, no, dai, entra anche tu, quella manica lì, no, subito, perché vede qualcosa che non funziona, no? Io dico, mio padre, forse nessuno che lo sa, ho sentito che, va bene, insomma, era considerato molto arrogante, allora mi hanno proposto anche di entrare in comune, e lui ha detto, in comune, con quella gentaglia che c'è su adesso, con quella lì, cioè lui si è sentito subito, no? Ha detto, ma assurdo, poi allora c'erano, vabbè, erano altri tempi del fascismo, no? Perché? Perché non c'è un invito, diciamo così, no? Non c'è un fascino particolare.
un ragazzo, ma io affascinato, se magari vede un bravo sindaco, un bravo amministratore, c'è una bella squadra, tutto funziona bene, insomma, c'è un qualche una cosa, voglia di costruire. Una voglia, no? E allora sì. Può entrare anche lui. Ma come fai a far entrare un giovane, no? In questo mondo qua che veramente è disastroso, quando poi noi pensiamo all'alto. Di grandi esibizionisti e protagonisti. E poi quando c'è un sì che dice fu tutto mi fa go ego, ma magari sono mica che fa il pirla, no? Tanto per usare una bella parola, no? Ma io dico, ma tu devi coinvolgerli, non devi fare tutto tu, no? Da far visitare una chiesa e le chiese te se ti che te fai, te ve la che te fai, ma lascia un po' la responsabilità anche ai tuoi amministratori, soprattutto se sono giovani, dagli una responsabilità, no? E questa volta qui il sindaco dovrebbe dire, questa volta qui magari è un ragazzo, sostituiscimi, c'è una celebrazione, sostituiscimi. Oh, ma il giovane si casa su po'? Esatto. Cioè, e non dice, fa tutto io, e se per l'inscino è come un pirla, no? Ecco, faccio tutto io, no? Coinvolgili, dagli delle responsabilità, sì. Dagli qualche onore. Fatti tu un'ombra e manda avanti. Sì, deve essere un'ombra. Sì. Che adesso non voglio concludere che sono, devo essere frainteso. Il Marco Panzeri ha un brutto carattere, lo sa bene perché io dico come il mio, ma tu non lo vedi mai che si espone, non lo vedi mai così, sta dietro le quinte, lavora, no? E perché? Perché si dà da fare, ma lui non lo vedi mai, ma questo veramente è così. Che bisogna lasciare andare avanti gli altri, i tuoi collaboratori, dai delle responsabilità. Ma infatti hai perfettamente ragione, e forse è proprio così che bisogna. Bisogna creare dargli anche. Perché bisogna tornare a avere delle scuole unicamente improntate con un unico obiettivo, sì, che è il bene comune. Ma dipende anche dalle persone, dipende dalla persona che capisce, che recepisce, perché uno può anche essere bravo in tutto, ma se lui poi non capisce queste cose. Ma devi essere portato anche forse, cioè devi avere... Ma per forza dopo succede che la gente si disamora, la gente si allontana, la gente dice, fa te, ah certo, voto per te, io voterò per te, fa tu, basta, io me ne... No, sì. Bisogna essere tutti coinvolti, tutti, no? E poi anche nelle critiche, perché la critica io posso farlo, e quando ho il diritto di fare la critica, non invece, tu hai la possibilità di entrare in comune, e se tu non entri in comune perché per tanti motivi, non criticare neanche, non hai diritto di criticare. Perché? Perché è troppo facile mettersi la finestra e criticare tutti, no? Troppo facile, io non ho mai fatto così, cioè mi sono sempre, ho cercato di coinvolgere, no? Anche la mia vita, eccetera, eccetera, andare avanti. Questo è il bene comune, qualche cosa che affascina. Bisogna crederci, bisogna essere una squadra. Squadra vuol dire che il sindaco non deve fare il sindaco e basta, e fare tutto lui, deve essere una squadra, tutto nell'insieme. È chiaro che il sindaco ha una responsabilità perché è il sindaco, è lui il sindaco, ha una responsabilità, ma coinvolgere, tanto vero la parola squadra è bella, bella, lasciamo stare la parola, ma la squadra è bella perché è nell'insieme, è lavorare insieme. E credere insieme, poi tu hai la tua dote, io la mia, tu puoi fare questo, io non sono, non ho una laurea che puoi avere, tu benissimo, tu guarda quell'aspetto lì culturale, io ho un altro aspetto, curerò qua, ma insieme, è vero.